Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi da intorno alle 9. L'estate si accende con la Prato Estate 2021, un progetto dell'assessorato alla cultura del Comune di Prato. La città sarà davvero protagonista e scenografia al tempo stesso. Ci saranno musica, teatro, cinema, conversazioni, libri e tanto altro. Cerchiamo di capirne di più con il nostro ospite in collegamento Skype, l'assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Assessore, un cartellone davvero denso di iniziative sparse sul territorio. Si va da Villa Rospigliosi alla Corte di Santa Caterina, ai Chiostri del Duomo, San Domenico, il Castello dell'Imperatore. Come siete riusciti a condensare tutti questi appuntamenti e con quale spirito, innanzitutto? Ma innanzitutto aggiungerei un luogo, è quello dal quale sono collegato io in questo momento, perché sono appena uscito dal Teatro Fabricone, siamo al giardino del Fabbrichino, ex fabbrica, tra il Teatro Fabbricone e il Teatro Fabbrichino, per Metastasio Ragazzi, con uno spettacolo Brutto Natroccolo che sarà in scena fino a domenica alle ore 18, sia di sabato che di domenica sera, da una produzione per i bambini dai 3 agli 8 anni che caratterizza il Teatro Ragazzi ancora per alcuni giorni, e poi ci sarà un ulteriore spettacolo successivamente. Siamo riusciti a coinvolgere una serie di realtà attraverso due avvisi pubblici. Pubblicati a gennaio, quindi diciamo con una forma di, anche di ottimismo, se vogliamo, rispetto all'andamento complessivo delle cose. Un avviso pubblico dedicato ai progetti direttamente da selezionarsi da parte dell'amministrazione comunale, e un altro invece destinato a quei soggetti che avessero voluto mantenere la titolarità del progetto, come nel caso di Ex Fabrica, nel quale mi trovo in questo momento, ma che avevano bisogno di un aiuto da parte del Comune per raggiungere un pareggio di bilancio. E poi ci siamo riusciti, grazie al coinvolgimento di una serie di soggetti privati che hanno messo a disposizione dei luoghi bellissimi, penso a Villa Rospigliosi, dove nel mese di luglio ci saranno concerti jazz in particolare, ma non soltanto quelli, e quindi la famiglia di Claudio Seghi Rospigliosi. Penso alla cava di Filline, della famiglia Pisaneschi, che è stata messa a disposizione per il Monteferrato Festival di Valentina Banci, del collettivo Ferro 26, di Riccardo Nori e molti altri, e ad altri luoghi come manifatture digitali, gestito da Fondazione Sistema Toscana. Quindi la collaborazione tra molti soggetti istituzionali e privati, questo alla fine è stato il piccolo segreto, se ve n'è uno. Come diceva, l'occasione per riscoprire tanti spazi del nostro territorio, ne ha citati alcuni, Villa Rospigliosi, ma anche le manifatture digitali del cinema, la cava appunto di Figline, assolutamente un luogo eccezionale, ne abbiamo parlato con Valentina Banci anche nei giorni scorsi. Quindi davvero un modo per aprire nuovi spazi alla cultura. È esattamente così, e poi non dimentichiamo che questa sera, venerdì 25 giugno, inizia la seconda edizione di Officina Jungle all'interno degli spazi degli ex Mascelli, frutto di di un altro avviso pubblico che ha selezionato una proposta per un accordo di collaborazione tra il Comune e un soggetto privato che per 2 mesi coinvolgerà tutti gli spazi degli ex Mascelli con due palchi, in particolar modo uno grande fino a 250 posti, uno più piccolo, più raccolto, per musica, match di improvvisazione teatrale, spettacoli comici e molto altro ancora. Quindi una città che si mostra in tantissimi luoghi, alcuni sconosciuti e altri conosciuti ma sotto una nuova veste. Sabato scorso, sabato 19 giugno, per esempio, si è svolto un itinerario, un percorso attraverso le colline che sovrastano la nostra città, che si è tra letteratura e musica con l'associazione Parachute, con Giacomo Alberto Vieri e il Comune di Prato, e si è concluso con un incontro, un convivio tra le decine e decine di partecipanti attorno alla letteratura. È una città policentrica, la nostra, lo è sempre stata, e Prato Estate prova a darne l'evidenza del fatto che sia una città con molti centri storici e con molti luoghi diversi. Pochi giorni fa ha aperto in Campolmi, come sappiamo tutti, dentro il cortile, diciamo, del Museo del Tessuto e della Biblioteca Lazzarini. Anche questa è una piccola novità dell'estate. Tornano poi degli appuntamenti fissi come il cinema al Castello dell'Imperatore, una delle arene più belle d'Italia, allestita fino al 5 di settembre con 200 posti a sedere. Ecco, il cinema, uno dei capisaldi sempre della Prato Estate. Il cinema è un classico dell'estate della nostra città, semplicemente perché abbiamo una delle arene estive più belle, credo, non soltanto della Toscana.
che è quella del Castello dell'Imperatore, il nostro Castello Federiciano. Il cinema è iniziato il 19 di giugno, continuerà fino ai primissimi giorni di settembre. In questi giorni c'è il Toscana Filmmaker Festival con Francesco Ciampi, neo Cavaliere della Repubblica, e Simone Pinchiori e Federico Berti come organizzatori. Stasera verrà premiato la famiglia di Francesco Nuti, nei prossimi giorni ci sarà la finale, mentre tra il 26 e il 31 di luglio ci sarà anche il Prato Film Festival con Romeo Conte, la Events Production, e quindi un'estate raccoglierà anche gli appassionati del cinema attorno al luogo che da sempre caratterizza il cinema e l'estate a Prato. Per il settembre dovremmo aprire un capitolo a parte, ma avete visto che già si Sì, ne è strutturato il parleremo. calendario e posso dare questa notizia. In questo momento Venditti, per esempio, è già sold out. Aspettiamo di poter ampliare, se sarà possibile, la capienza della piazza, perché sarebbe una bella festa poter restituire una piazza Duomo ancora più colma di persone. E il 5 settembre tornerà la Camerata in piazza, in quel palco che poi è davanti al pulpito di Donatello, davanti alla nostra storia. Ecco, ci torniamo tra poco sul settembre. Rispetto invece alla Prato Estate, io direi anche una edizione partecipata da parte dei cittadini, perché vedo ad esempio tra i tantissimi appuntamenti ce ne sono alcuni alla Gualchiera di Coiano che coinvolgono l'associazione Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano. Ce ne sono tanti e sinceramente rischio di fare torto a qualcuno, ma Assolutamente, mi viene in mente il assolutamente. fatto che dentro San Domenico, per esempio, c'è la camerata strumentale, la scuola di musica e Fonderia Cult'Arte che stanno per andare in scena con una serie di concerti a partire da Alice canta Battiato. Alice viene a cantare Battiato dentro il chiosco di San Domenico. Mesotonica sta svolgendo una stagione molto bella in vari chiostri del centro storico e poi nel chiostro del Duomo ci sarà il ritorno alla vita, la seconda edizione del Ritorno alla Vita con la direzione artistica di Alberto Boschini, grandissimo musicista, la parte organizzativa del Teatro Borsi con Daniele Grigio e tutta la sua troupe. Quindi sono un po' in imbarazzo, sinceramente, nel dover indicare alcuni appuntamenti invece di altri. La grandissima parte degli appuntamenti è d'ingresso gratuito, altri sono a pagamento, ma sono tutti prezzi, mi sento di dire, comunque non esosi, sono prezzi che tengono conto di due cose: del fatto che prima di tutto devono essere più accessibili possibile a chiunque o a quasi chiunque, e la seconda è che comunque c'è la necessità di tornare nei luoghi dello spettacolo dal vivo e di consentire la più ampia partecipazione possibile. E già stiamo pensando all'edizione in realtà del 2022, ci stiamo mettendo un po' avanti. Siete già avanti. Allora, per tutte le informazioni, www.pratoestate.it o cittadipratoprato.it, più in generale, come sta reagendo il mondo della cultura al post-pandemia? Mi sembra in maniera comunque reattiva e positiva. Non l'ho sentita Giulia, mi perdoni. No, dicevo più in generale, mi ricollego a quello che diceva prima, come sta reagendo la città, il mondo culturale rispetto al post-pandemia? Mi sembra in modo positivo, reattivo e propositivo. In questo momento mi sembra di poter dire la reazione delle persone sia quella di una manifestazione di affetto nei confronti degli artisti che per molto tempo sono stati costretti ad esprimersi o a non esprimersi o a esprimersi diversamente, ovvero non con il contatto diretto del pubblico. Un solo dato le do. Il 19 di giugno è stato riaperto il cinema, come le dicevo, ma non con una prima visione, con un classico ormai della cinematografia della fine degli anni 90, del secolo scorso, perché di questo si tratta, di In the Mood for Love, di Wong Kar-wai, quindi anche un film che forse sarebbe stato considerato di nicchia, c'erano 150 persone al cinema, del Castello, quindi la risposta è senz'altro positiva e ci auguriamo che continui, ad esserlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ma non sono tanto i numeri ad essere importante quanto il fatto che lo spettacolo dal vivo è tornato, gli artisti sono tornati ad esibirsi e ad incontrare il pubblico. Questa è la parte più importante di tutti, secondo noi. Lo scambio, insomma, col pubblico è la parte più importante. Chiudiamo ricollegandoci al settembre, ha già anticipato qualcosa, il ritorno in Piazza Duomo dei concerti. Quanti posti a sedere avete previsto e quanti, come diceva, sperate di poter aggiungere?
in corsa, se possibile. E ci speriamo perché effettivamente la capienza attuale di 1.000 persone è forse insufficiente rispetto alle aspettative del pubblico, senz'altro penso insufficiente rispetto alle aspettative del concessionario che ha vinto il bando pubblico del Comune di Prato. Attualmente questa è la capienza, so che regione, sappiamo che è Regione Toscana, anche dietro la spinta delle associazioni di categoria, degli organizzatori dello spettacolo dal vivo, degli organizzatori dei festival, quindi sia privati che pubblici, Regione Toscana sta pensando ad incrementare questa capienza attraverso un'assunzione di responsabilità, attraverso un'ordinanza che regoli per tutto il territorio della Toscana, la percentuale di capienza possibile dei luoghi. Piazza Duomo, per esempio, avrebbe nella conformazione degli anni scorsi una capienza fino a 5.000 persone, attualmente è per 1.000. Se la campagna vaccinale proseguirà con il ritmo di queste ultime settimane e se gli indicatori saranno confermati rispetto al trend di queste ultime settimane, lo chiederemo anche noi con forza che ci sia la possibilità di consentire a maggior numero di persone possibile di avvicinarsi a questi luoghi. Penso al concerto della Camerata, che è sempre stato gratuito, ovviamente, aperto a tutti in piazza. Se il 5 di settembre fosse possibile arrivare almeno alla capienza degli anni scorsi, che era intorno ai 1.800, alle 1.800 persone, e delle volte non è stata sufficiente per accogliere la domanda di partecipazione delle persone, e penso al corteggio storico, che ancora non sappiamo, in questo momento non si potrebbe tenere il corteggio storico, ma stiamo lavorando come se fosse possibile farlo. Noi dobbiamo ipotizzare, come dire, di poter intervenire al meglio delle nostre possibilità. Se poi così non sarà, ovviamente ci sarà un motivo, importante, serio, e tutte le persone capiranno, ma spingiamo perché accada diversamente. Bene, grazie, grazie all'assessore Mangani per averci fatto compagnia e buon lavoro dunque. Grazie a voi e buon lavoro a voi. Grazie. E grazie a tutti voi per averci seguito. Si chiude tra l'altro questa stagione di Intorno alle 9, era l'ultima puntata, quindi grazie per essere stati con noi nel corso di tutto questo anno, per averci seguito sempre con grande affetto. Il nostro format torna dopo l'estate. Restate ovviamente sintonizzati su TV Prato per tutti gli altri appuntamenti della nostra rete. Arrivederci e una buona serata.